ben sapete, i segnali analogici possono essere trasmessi tramite un sistema di comunicazione analogico. Tuttavia, è vero anche che possono essere trasmessi tramite un sistema di comunicazione digitale. Purché si anteponga in trasmissione un opportuno convertitore analogico digitale e in ricezione poi dopo un convertitore digitale analogico. Per cui oggi vedremo la conversione analogico digitale. Essenzialmente un argomento che probabilmente avete già trattato nel corso di teoria dei segnali, magari un po' più marginalmente. Cosa prevede di fare la conversione analogico-digitale? Prima di tutto prevede uno stadio che deve campionare nel tempo il segnale, quindi prevede un campionatore. Ho detto nel tempo perché immagino sia un segnale del tipo XT, dove T dovrebbe dire tempo. Campionamento. In realtà la variabile dipendente può essere qualsiasi cosa, nel caso in cui si tratti di un'immagine, allora la variabile da campionare sono la x e la y, quindi è una variabile spaziale a due dimensioni. Poco cambia. Dopo il campionamento, quindi invece di avere un insieme infinito di valori o soltanto un set discreto di valori, finito o infinito innumerabile, quindi da un segnale tempo continuo passa un segnale tempo discreto, devo rendere discreto anche l'asse delle y, quindi i valori assunti da ognuno di questi campioni. A far questo ci pensa il blocco successivo che fa la quantizzazione. Questo blocco si preoccupa di rendere le ampiezze del segnale, che sono continue, quindi prendono tutti i valori di R, le rende discrete, ancora una volta, finito o infinito numerabile. Dopo di ciò può esserci sempre, qui dopo aver quantizzato su N livelli, spesso c'è uno stadio che fa la codifica, e in genere la codifica è binaria. Quindi a ogni livello di quantizzazione associa una stringa di bit. Ma la codifica può essere anche ternaria, quaternaria, in genere diaria, presa un alfabeto a cardine da D. All'uscita avrò quindi una stringa di simboli, un flusso dati. E si tratta di un segnale digitale. Cominciamo quindi a vedere ognuno di questi tre blocchi come funziona. A partire dal campionamento. Campionamento è un argomento piuttosto standard, avete affrontato in tutte le salse nel corso precedente di teoria dei segnali. Sarò piuttosto rapido quindi. E vi ricordo che se x e t è un segnale a banda rigorosamente limitata, quindi tale che la sua trasformata in Fourier è nulla per ogni f che non appartiene all'intervallo meno W o W, ok? Ho detto semplicemente un segnale a banda limitata. Allora, detto T, il passo di campionamento, mettiamoci anche un bel C, T con C, passo di campionamento, purché il passo di campionamento sia piuttosto piccolo, quanto piccolo? Minore uguale dell'inverso della banda, se questa condizione è verificata, allora è possibile ricostruire il segnale
X e T a partire dalla sequenza dei suoi campioni, e il segnale costruito si può ottenere tramite la seguente formula: somma su tutti quanti gli interi campione kesimo per sin di t meno k t con c su t con c. E questo è il teorema di Shannon. Ma non vi affannate troppo a scriverlo, lo conoscete bene, è stato libri. Ok? Questo è il campionamento ideale. Il campionamento nella pratica può essere fatto in vari modi. Ad esempio, tramite un campionamento a prodotto. Nel qual caso il segnale campionato è ottenuto moltiplicando il segnale da campionare per un treno campionatore, che in questo disegno potrebbe essere un treno di impulsi rettangolari. Il segnale campionato diventa questo, quindi. Questo è il passo di campionamento. Questo è il passo di campionamento tra un campione e l'altro. Ok? Il disegno è piccolo, ma ho un segnale che viene moltiplicato in questo disegno per un treno di impulsi rettangolari. Quindi quando l'interruttore è acceso il segnale è esattamente X, quando l'interruttore è staccato non c'è nulla. Questo segnale campionato può essere chiaramente rappresentato come la moltiplicazione, per questo si chiama prodotto, tra X e T e un treno campionatore, che è la replicazione a passo T con C di un certo impulso campionatore, T di T, da cui ricaviamo, facendo la trasformata di Fourier, la trasformata di questo oggetto che è x di f convoluto, la trasformata del treno campionatore che è 1 su t con c sommatore su k appartenente a z p di k su t con c delta di f meno k su t con c, chiaramente. E di conseguenza ottenete, portando il campionamento, il prodotto di convoluzione interno, sommatore su k appartenente a z di 1 su t p di k su t con c, la replicazione del segnale x f meno k su t con c. Ok? L'unica differenza che c'è nel dominio della frequenza fra questa versione del cambiamento a prodotto e il cambiamento ideale è che qui ci sono i coefficienti del treno campionatore e dunque qui ci sono questi coefficienti invece di avere la pura replicazione del segnale. Ok? Chiaramente per ricostruire quel segnale basta filtrarlo passo a passo e selezionare la replica centrale, quella corrispondente al replica k uguale 0. Tuttavia se faccio questo e prendo soltanto la replica centrale avrò il segnale moltiplicato per la trasformata di Fourier dell'impulso in 0, e qui se voglio eliminare anche questo termine di guadagno basta che divido per questo termine, cioè la ricostruzione sia in frequenza con il filtro intercolatore
a risposta in frequenza pari a T in pi greco di F T con C, e questo è un filtro passo a basso ideale che seleziona la replica centrale, e poi lo divido per la trasformata di Fourier dell'impulso in zero in modo da eliminare questo termine di guadagno. Ok? Fatto è il campionamento sempre nel volto, quindi a mantenimento. In questo caso il campione viene mantenuto, quindi se questo è il segnale da campionare, questo campione qui viene mantenuto fino per tutta la durata dell'impulso. Qui c'è un altro campione, qui un altro campione, e così via. Questo è il nostro passo di campionamento. Questo disegno è il caso in cui il treno campionatore è ancora una volta nel pulso rettangolare. In questo caso questo segnale campionato può essere rappresentato come il segnale campionato idealmente, cioè x delta di t, che viene passato in un filtro reale, quindi convoluto t di t. Infatti in questa maniera ottengo sommatorio su k appartenente a z di delta di x di k t con c delta di t meno k t con c. Una volta che fate la convoluzione con filtro reale t di t, ottenete somma su k appartenente a z di x di k t con c con l'impulso di t meno k t con c invece che la delta. Ok? Quindi nel campionamento a mantenimento, in cui questa è l'espressione segnale campionato, somma di campioni per non impulsi ideali delta di Dirac ma impulsi reali P di T, lo potete vedere come semplicemente un campionamento ideale passato poi dopo il segnale campionato idealmente in un filtro a risposta impulsiva P di T. Così ottenete questo. L'ho scritto in questa maniera perché ora è facile fare la trasformata di Fourier e vedere che aspetto ha questo segnale del dominio della frequenza. Abbiamo il prodotto fra il filtro e il segnale campionato, che è quindi 1 su t il suo spettro, somma su k appartenente a z di x di f meno k su p con c. Come vedete ha la stessa espressione di sopra, ma lì ogni replica x moltiplica un campione del treno, dell'impulso, mentre qui ogni replica x moltiplica tutto l'impulso PDF. Per ricostruirlo, niente di più semplice
il filtro interpolatore ancora una volta deve prendere la replica a frequenza 0, quindi è semplicemente T pi greco di FT, cioè un filtro passo a basso ideale, T per eliminare il guadagno su T con C, e pi greco di FT è un filtro passo a basso ideale che seleziona la replica centrale, quella a K uguale 0. Tuttavia in questo caso rimane ancora il termine PDF, quindi la versione distorta del segnale. Se volete togliere questa distorsione basta dividere per PDF, quindi lo dovete equalizzare, passare in un filtro la cui risposta è 1 su PDF. In questo caso, come vedete, il PDF si semplifica, T con C si semplifica e la finestra rettangolare seleziona soltanto la replica centrale. Questo è il filtro interpolatore. E questi sono i due campionamenti che avete fatto a teoria dei segnali. Ok? Probabilmente avete anche fatto due osservazioni. Vi ripeto qui. E la prima osservazione è che poiché il filtro ricevente, quello che fa l'interpolazione, non è un filtro ideale, quindi non può avere risposta in frequenza pi greco e ft con c, non è un filtro ideale passo a passo, ma avrà una certa banda di transizione, per evitare con questa banda di transizione di andare a prendere anche porzioni delle repliche che ci stanno a fianco, in genere il campionamento non viene fatto al tasso in August, cioè l'inverso della banda, ma viene fatto a una frequenza più elevata, in modo tale da mantenersi una certa banda di guardia. Cioè sto dicendo che se questo è il treno, è il segnale campionato, non campiono a tasso in August, altrimenti quando vado a fare il filtro basso a basso con il reale, che ha una certa banda di transizione, io vado a pescare anche pezzi delle repliche prima o dopo, e quindi il segnale ricostruito non sarà esattamente quello che io avevo campionato. Per evitare questo, cioè il fatto che il filtro interpolatore è reale, quindi ha una certa banda di transizione, io campiono un tasso maggiore del tasso in August. Ok? Questo è FC, vedete? Mentre questo è W2. FC è maggiore di W2. In genere prendiamo una frequenza di campionamento che è pari a due volte la banda più una certa banda di guardia, che è quindi maggiore di 2 W, tasso in August. In questo caso la situazione in cui ci troviamo è questa. Fatevi fare un disegno pulito. Questa è la banda W, questa qui è una banda di guardia, io mi tengo. E qui c'è la prima replica. Come vedete, questa qui si chiama FC mezzo, che è pari a due volte la banda più la banda di guardia, che è un po' di banda in più che mi tengo per consentire di fare in ricezione un filtro basso a basso reale. Insomma, non campiono a tasso in August, campiono a un tasso maggiore del tasso in August. Questo è il succo della mia osservazione, che mi sembra una cosa banale che avete già fatto. La seconda osservazione invece è che in genere il segnale potrebbe, cioè il segnale potrebbe non essere a banda rigorosamente limitata, e quindi per evitare è chiaro questo discorso? Tu. Dicevo, la seconda osservazione è questa: il segnale da campionare potrebbe non essere a banda limitata, nel qual caso ci si antepone al campionatore un filtro anti-aliasing.
che è essenzialmente π ha risposta in frequenza π di f e t con c. Insomma, se io sto campionando a frequenza f e c e per caso il segnale ha una banda maggiore, magari è fatto così, quando vado a fare il campionamento le repliche si sovrappongono e danno luogo a un segnale distorto. Quando vado a selezionare la replica centrale selezionerò questo spettro, vedete? Le cui frequenze più alte sono state sporcate, tra virgolette, dalle altre repliche. Preferisco a questo punto anteporci un filtro basso a basso in modo tale da rendere il segnale rigorosamente a banda limitato. In questo caso sto deformando lo spettro del segnale perché non è più un triangolo, vedete, ma è una specie di pentagono. Tuttavia quando lo vado a campionare le repliche non si sovrappongono e quando vado a selezionare la replica centrale tutte queste frequenze saranno comunque non distorte. Avrò solo tagliato delle frequenze, ma almeno quelle che non ho tagliato sono non distorte, ok? E questo in 10 minuti circa è il campionamento, tutto il campionamento che avete fatto a teoria dei segnali. Non credo ci sia nulla più di questo. Ora affrontiamo invece il campionamento per processi stocastici, perché questi sono segnali deterministici, fin qui tutto funziona. Ma nelle telecomunicazioni non abbiamo a che fare con segnali deterministici, ma con segnali che sono aleatori, sono processi stocastici, processi aleatori. C'è un teorema del campionamento equivalente per processi stocastici? La risposta è sì. Come si modifica il teorema del campionamento? Proviamo a ripercorrerlo. Abbiamo a che fare con segnali x e t rigorosamente a banda limitata. Ok, qui avremo a che fare con segnali x e t che prenderemo SSL. E che vuol dire che è a banda limitata? Un segnale deterministico è a banda limitata quando la sua trasformata di Fourier è rigorosamente 0 al di fuori di una certa banda meno Q2 più Q2. Un processo stocastico invece è a banda limitata quando cosa è rigorosamente uguale a 0 o apprezzabilmente uguale a 0 al di fuori di una certa banda meno Q2 più Q2? La sua PSD. Quindi avremo che S con X, la PSD, la densità spettrale di potenza, perché questo è un segnale SSL e dunque abbiamo a che fare con densità spettrale di potenza, è nulla per ogni frequenza al di fuori della banda, meno Q2. Ok? È esattamente la stessa condizione di prima. Prima c'era x uguale a 0, ora c'è s con x uguale a 0, perché x uguale a 0 non ha senso, perché x è la trasformata di Fourier del segnale e quindi è un segnale aleatorio. Che vuol dire che x è uguale a 0 se è una quantità aleatoria? Devo dire la densità spettrale è uguale a 0, quella non è aleatoria, ok? Quindi è esattamente lo stesso statement di prima, con densità spettrale invece è trasformata di Fourier. Bene, se anche qui prendo un passo di campionamento T con C sufficientemente piccolo, quanto piccolo? Minore dell'inverso della banda, allora è possibile ricostruire il segnale a partire dalla sequenza sui campioni. Ma che significa in questo caso ricostruire il segnale a partire dalla sequenza sui campioni? Perché avremo da un lato il segnale di partenza, che è un processo stocastico, dall'altro la sua ricostruzione, che è un altro processo stocastico, quindi è come avere a che fare con due funzioni. Che vuol dire che le due funzioni sono uguali? Sono uguali puntualmente? Sono uguali su insieme al più dappertutto, tranne al più, su insieme in solo nulla? Sono uguali in media quadratica? Sono uguali in che senso?
In questo caso sono uguali in media quadratica, cioè la differenza tra il segnale di partenza e quello ricostruito dove la sua ricostruzione, la sua forma di ricostruzione è la stessa, quella di Shannon. Somma su K di campioni sinc di T meno K su T. Scusate, fatemi togliere questo pedice C, altrimenti ce lo ricordiamo e T è il passo campione, se no dobbiamo portarlo dietro dappertutto. Bene, stiamo dicendo che queste due quantità sottratte danno luogo all'errore, questo è l'errore, perché la versione originale è meno la sua ricostruzione. Se faccio la differenza ottengo l'errore di ricostruzione. Questo è l'errore. Se ne faccio il quadrato ottengo l'errore quadratico, e siccome sono quantità aleatorie, questa è la variabile aleatoria, se ne faccio la media ottengo la media dell'errore quadratico, cioè l'errore quadratico medio. Bene, questo errore quadratico medio è nullo. Vi ricordo anche che siccome si tratta di processi SSL, l'errore quadratico medio è semplicemente la potenza dell'errore, perché sono processi SSL, quindi il valore quadratico medio di un processo è la sua potenza. Stiamo dicendo che questo è il segnale di partenza, questo è il segnale ricostruito, questo è il segnale errore. Bene, il segnale errore ha potenza nulla. Ok? O, se preferite, che il segnale di partenza e quello ricostruito sono uguali in media quadratica. È un problema che non siano uguali puntualmente? Non è un grosso problema. Anche perché se voi avete due segnali che sono differenti, ma differiscono dappertutto, sono uguali dappertutto, tranne solo su insieme di misura nulla. Se avete questo segnale qua e un altro segnale che è identico dappertutto tranne in questo punto qui, dove invece di fare questo valore fa quest'altro valore qui, questi due segnali sono puntualmente differenti, perché non posso dire che sono identici puntualmente, in questo punto sono differenti. Tuttavia, se io faccio la differenza tra questi due segnali e la integro, o faccio la differenza, la levo al quadrato e la integro, quanto fa la differenza? Zero, perché se faccio la differenza tra questi due rimane solo un punto, e l'integrale di un punto è l'area sottesa a quel punto che fa zero. Ma l'integrale al quadrato, il quadrato dell'integrale, l'integrale del quadrato, scusate, della differenza, è l'errore quadratico. Quindi se io faccio una funzione meno altra funzione è l'errore fra queste due. L'ava al quadrato è l'errore quadratico, se ne faccio integrare l'errore quadratico medio, cioè l'energia o potenza, se questi sono segnali di potenza fate il limite, come ben sapete, è la potenza dell'errore. Insomma, questi due hanno la stessa potenza e differiscono soltanto per un segnale che ha potenza nulla. Immaginatelo come se fosse un segnale acustico. Voi sareste in grado di apprezzare due suoni che differiscono per un terzo suono, la cui potenza è zero? No, perché non riuscirete neanche a sentirlo. Quindi dal punto di vista ingegneristico o fisico, dire che i due segnali sono uguali puntualmente non ha alcun significato, ed è una, non è che non ha significato, è una richiesta così stringente che non ci serve. Da un punto di vista ingegneristico basta che la differenza tra i due segnali abbia potenza zero, perché se ha potenza zero, energia zero, non riesco neanche a apprezzarlo o a misurarlo, e per me va bene. Queste sono due osservazioni che è l'osservazione che volevo farvi prima di andare a dimostrare che questa forma di costruzione è corretta. Procediamo. La parte nuova che non avete fatto a teoria dei segnali. Per dimostrare che questa media fa zero basta sviluppare questo quadrato e farne la media.
Quello è il quadrato di un binomio, quindi avremo il quadrato del primo, il quadrato del secondo e il doppio prodotto. Il quadrato del primo è immediato perché è e di x quadro. Il doppio prodotto è meno 2 volte, tiro fuori la sommatoria perché la sommatoria, perché la media è un operatore lineare, quindi media della somma è quella somma della medie. La media opera soltanto sull'unica parte aleatoria che è il segnale x, quindi x e t, x di k a t, e poi sing t meno k a t su t. E poi abbiamo il secondo termine. Quella è una sommatoria al quadrato e, come sempre fate, una sommatoria al quadrato o un'integrale al quadrato lo scrivete come integrale di integrale o sommatoria di sommatoria. Quindi questo lo scriviamo come più sommatoria su k della sommatoria su n della media fra x di k a t e x di n a t, sinc di t meno k a t, sinc di t meno n a t. E fin qui non ho fatto altro che sviluppare quel binomio e portare la media all'interno. Questa quantità qui è il valore quadratico medio di x, che è un segnale SSL, quindi la potenza di x, o se preferite è l'autocorrelazione in 0, perché questo sarebbe x e t per x e t meno tau quando tau fa 0, quindi è l'autocorrelazione in 0. Questo lo posso scrivere come x e t per x e t meno t meno k a t, infatti t meno t va via, rimane più k a t che quello che ho qui, e dunque questa anche è l'autocorrelazione, ma stavolta è t meno k a t. Ora scrivo meno 2 volte somma su k appartenente a z di autocorrelazione di x in t meno k a t sinc. E per lo stesso motivo, come qui la media fra t, x e t, x di k a t è l'autocorrelazione in t meno k a t, qui la media fra x di k a t, x n t è l'autocorrelazione in k meno n t. Ora, facciamo un cambio di variabili in questa doppia sommatoria,
così riscriviamo questa doppia sommatoria in maniera leggermente differente e potremo fare delle semplificazioni. In particolare qui chiamo la quantità k-n, la chiamo m. E dunque al posto di k metterò la quantità m più n, quindi faccio scomparire la somma su k. Qui abbiamo quindi la somma su k scompare, rimane solo la somma su m. Quindi somma su n appartenente a z della somma su m, perché quella su k va via, ho fatto il cambio di variabile con m appartenente a z, r con mt, poi sinc di t meno k, quindi sarebbe t meno nt meno mt diviso t, e poi rimane la sinc fuori, sinc di t meno nt su t. Ok? Ho riscritto esattamente quella doppia sommatoria di sopra, soltanto che invece di avere una somma su k ho una somma su m, dove m è uguale a k meno n. Perché scriverlo in questa maniera? Perché adesso la somma su m dà luogo alla quantità ben nota. Infatti, se la guardate bene, sembra una formula di costruzione, perché è una sommatoria di campioni per una sinc. Quindi è proprio una formula di costruzione. Di chi? Il segnale campionato. A questo punto dovrebbe essere l'autocorrelazione. Ma davvero la sto ricostruendo bene questa autocorrelazione? Vediamo, è un segnale aleatorio oppure deterministico? L'autocorrelazione è deterministica. E allora, per ricostruirla, deve soddisfare il teorema di Shannon per segnali deterministici, che è quello che abbiamo visto prima. Quindi deve essere rigorosamente a banda limitata, cioè la sua trasformata di Fourier deve essere a banda limitata. Ma la trasformata di Fourier dell'autocorrelazione è la densità spettrale di potenza, che è a banda limitata. Quindi questo segnale autocorrelazione è un segnale deterministico a banda limitata, campionato a passo t minore dell'inverso della banda, soddisfa tutti i criteri del teorema di Nyquist, scusate, il teorema di Shannon, insomma il teorema del campionamento. E dunque questo è esattamente la questa è esattamente la forma di costruzione per l'autocorrelazione. Quindi qui abbiamo somma su n appartenente agli interi. Questa è la ricostruzione di chi? L'autocorrelazione di x in quale punto? Questo. Perché qui invece di avere t meno mt abbiamo t meno nt meno mt. Quindi la ricostruzione del segnale autocorrelazione in questo punto qui. Questa è la nostra t prima. E poi rimane sinc t meno nt su t. Ok? Quindi questa doppia sommatoria
è esattamente identica, che è il termine quadrato del secondo termine, è esattamente uguale al doppio prodotto, perché qui ho due volte autocorrelazione sinc e qui invece è meno, e qui invece ho più una volta autocorrelazione sinc. Quindi semplificando otteniamo che quella errore quadratico medio si può scrivere come autocorrelazione x in 0 meno somma su k appartenente a z di r con x e t meno k a t sinc di t meno k a t. Ok? Ancora del tutto evidente che queste due quantità sono uguali, quindi fanno 0. Dobbiamo un attimo lavorarci su. In particolare, avete domande su questi passaggi? Se non ne avete, cancello e cerchiamo di vedere perché quelle due quantità sono uguali. La risposta è facile, perché, oddio, non è tanto facile, perché ci vuole un succhetto. Sfruttiamo il fatto che l'autocorrelazione è pari, quindi l'autocorrelazione di in un punto tau è uguale all'autocorrelazione nello stesso punto opposto, quindi meno tau. Quindi questa è anche uguale somma su k appartenente a z di r con x in k t meno tau meno t sin. Di fare un passaggio in meno, cioè questa quantità qui la posso anche scrivere in questa maniera, come r con x in k t meno t, ma anche come r con x in k t meno tau quando al posto di tau ci metto t. Ok? Quindi quella è la differenza tra r con x in 0 e la sommatoria su k appartenente a z di r con x in k t meno tau sinc di t meno k t diviso t quando al posto di tau ci metto t. Ok? Con questo trucchetto adesso è più chiaro, anzi, ora è evidente del perché quelle due quantità siano uguali e del perché quindi la differenza faccia 0. Infatti, scritto in questa maniera, questo risulta di nuovo essere una formula di ricostruzione. Lo vedete? Somma di campioni per sinc. Dunque è il segnale ricostruito. Quale segnale? Il segnale autocorrelazione che è stato campionato. In realtà, se ci fate caso, non c'è R di KT, quindi non è il campionamento dell'autocorrelazione. Non è il campionamento di autocorrelazione di T. Quando andare a campionare T e al posto di T ci mettere KT grande. Ma è il campionamento di autocorrelazione di T meno tau, quindi una versione ritardata dell'autocorrelazione. Se voi campionate una versione ritardata dell'autocorrelazione e la ricostruite, riottenete la versione ritardata di quell'autocorrelazione. Quindi questo fa R con X e T meno tau. Ok? Perché ripeto, è una formula di ricostruzione in cui i campioni che ci sono qui sono i campioni del segnale ritardato t meno tau, e dunque ricostruisco l'autocorrelazione ritardata di t meno tau. Chiaramente quando al posto di tau ci mettete t stesso, questa è l'autocorrelazione 0 e dunque la differenza va a 0. Ok?